عنوان السعادة، أسباب السعادة. Le cause della felicità. ثلاثة أشياء. Sono tre cose. عند النعمة شكر. Dinanzi alla grazia ringrazia e riconosce. وعند المصيبة صابر. E dinanzi alla disgrazia paziente. وعند المعصية مستغفر. E dinanzi al peccato chiede perdono. نعم هذه ثلاثة أشياء. Queste tre sono le tre cause della felicità. سؤال. Una domanda. هل النعمة ابتلاء؟ La grazia è una messa in prova. هل كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا هي ابتلاء واختبار امتحاننا؟ Qualunque grazia che ci viene data è rappresenta una messa in prova da parte della sovrana tale, sì o no? نعم. Sì. والأدلة كثيرة. E le prove di queste sono tante. طيب. كيف تنجح في هذا الاختبار؟ Come posso avere successo in questa messa in prova. Ed è un'altra che ti. Quindi la grazia rappresenta una messa in prova. Che è che come posso avere successo qua? Hai successo in due, con due cose della messa in prova. Prima che ti giunga la grazia, ti leghi dalla spalla orale e non ti leghi da altri più. Adesso prima che ti giunga la grazia, a chi ti leghi? Ti leghi dalla spalla orale e non altri più. E dopo che ti giunga questa grazia, sei riconoscente le grazie allo spalla orale, con il cuore, il detto, la lingua e le membra. Ed è che ti ha attivato. Quindi come è successo non è una messa in prova? Prima che ti giunga, ti leghi dalla sua parola. E dopo che ti giunge, ringrazia la sua parola con il detto, il cuore e le membra. Questo fratello cammina per strada. E vede tutte le delizie del mondo, vede automobili, vede palazzi, vede altro. Ma mi fa che prima di tutto. A cosa pensi? Prima di tutto. E a poi la vuoi accaduto a Paris. A cosa pensa? La prima cosa magari dice se solo conoscessi il presidente. O il ministro. O il miliardario. O poi il miliardario. E pensa se gli dicesse prendi questo seno in bianco e prendi tutto ciò che vuoi. Moltissime persone pensano questo. Vero o sbagliato? Il paradiso da chi viene preso? Dal vasino? Dal ministro? Dal tanto? Dal commerciante? Tutto la prima. Meno là. Viene chiesto dalla smalta. Limana. E quale motivo? Non voglio dire. Perché è lui che lo possiede. E nessuno può dare il paradiso se non la vostra smalta. Il resto del sostentamento da chi viene, a chi viene chiesto? Dai governanti? Dai commercianti? Usava? Ministri? No. E confida in colui che è vivo che non muore. E questi vivono non muoiono. Come può confidare in loro? Questi dicono cosa ci ha fatto quel governante che governa quello Stato. Ci ha fatto perdere, ha preso i nostri beni. Dove sono i governanti degli altri? Dove sono gli altri? Dove sono la gente degli altri? Dove sono i sapienti? Dove sono i commercianti? Cosa vuoi da questo? Vuoi dare? Per questo si sono perse le persone tante per modo di cui avuto misericordia la sua mamma. Non dire come sono questi e quell'altro, non legare il tuo cuore se non
alcuni dicono Papa è stato pagato dal nostro presidente e ha preso i nostri figli. No, al rischio non può avere e questo sostentamento viene chiesto dalla Sahara come viene chiesto a lui il padre. E non ha la base nostra. Quindi lui non ha passato quel papo. Perché lei nel suo cuore ha dato la Sahara, questo c'è. E adesso sentite anche nei telegiornali dove sono i governanti degli arabi. Ma se poi avere successo nella messa in prova, a chi deve legare? Ti è giunta la grazia, ma sono diventato miliardario adesso. Ma adesso cosa deve fare? Ringrazia. Confermare e credere con il cuore che tutto ciò che gli è venuto di grazia viene da parte di lui. Con la lingua. Da dove è arrivato questo? Dice questo è tra i favori di Allah subhanahu wa ta'ala. Con le membra. Utilizza queste grazie che gli sono date nella compiacenza della subhanahu wa ta'ala con quelli per ringraziare la grazia del denaro si spende il denaro ciò che compiace alla sua mano. Quindi la grazia è messa in prova. Devi legarti dalla Subhanahu wa ta'ala prima che ti giunga la grazia. E dopo che ti giunge, necessiti di gratitudine e ringraziamento. Con il cuore, la lingua e le membrane.